Grazie Presidente. Quando parliamo di parità di genere non parliamo soltanto di una questione delle donne, ma parliamo di una questione che riguarda la società tutta, la qualità della nostra democrazia, il funzionamento delle istituzioni, l'equilibrio della comunità. Non è una rivendicazione di parte, un bisogno di tutti, o almeno tutti dovrebbero sentirlo come un bisogno. Negli anni la democrazia paritaria è stata considerata una battaglia delle donne, perché dalle donne è nata l'esigenza, la necessità di fare spazio al tema e alle azioni. Ma se non diventa una lotta di tutti, se non si afferma come un sentimento collettivo, resterà sempre una battaglia di minoranza, di una schiera marginale che chiede un po' di spazio. E allora bisognerebbe comprendere che le donne non chiedono quote per sé, ma equilibrio della comunità. Perché una società in equilibrio garantisce a sua volta equilibrio, una società giusta garantisce giustizia. Ecco perché la parità di genere è un bisogno di tutti, perché afferma innanzitutto un principio, che è quello dell'uguaglianza, un principio costituzionale che oggi riguarda le donne, ma che domani può riguardare chiunque. La mozione in discussione pone delle questioni specifiche e impegna il governo ad azioni precise. Il punto di partenza del nostro ragionamento è ancora una volta il Global Gender Gap Report, che da qualche anno ci segnala, come documento ufficiale del World Economic Forum, la situazione mondiale sul tema della parità fra uomini e donne a livello globale. Per l'Italia purtroppo il risultato è impietoso ancora una volta. Lo scorso anno il nostro paese era risalito al 70° posto, quest'anno si scivola al 76° su 153 paesi. Significa che metà dei paesi esaminati sta meglio di noi. Perché? Perché restiamo indietro su molti indicatori, evidentemente, quelli economici innanzitutto. In Italia lavora ancora meno di una donna su due. Secondo gli ultimi dati Istat, il divario fra tasso di occupazione delle donne e quello degli uomini è del 18,9%. In Europa dietro di noi c'è soltanto Malta. Il rapporto fra l'occupazione e le donne risente poi ancora in modo drammatico della questione figli. L'11,1% delle madri con almeno un figlio non ha mai lavorato. In Europa è pari al 3,7%. Il tasso di occupazione delle madri fra i 25 e i 54 anni che si occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti è del 57%, a fronte dell'89,3% dei padri. Secondo il Censis, in Italia le donne che lavorano sono il 42,1% degli occupati complessivi, con un tasso di attività femminile del 56,2% rispetto al 75,1% di quella maschile, siamo ultimi tra i paesi europei. Nell'ultimo anno il tasso di disoccupazione in Italia è pari all'11,8% per le donne, al 9,7% per gli uomini, ma tra le giovani di 15-24 anni si arriva al 34,8%, mentre per i maschi della stessa età si ferma al 30,4%. E poi ancora c'è tutto il tema cruciale del salario. Non solo quante donne lavorano, ma anche quanto guadagnano rispetto agli uomini. Tornando al Global Gender Gap Report sull'Italia, pesa anche la differenza salariale fra uomini e donne a parità di livello e di mansioni. Il 7,4% in meno per una donna rispetto ad un uomo. Eppure, quando chiamate a lavori di responsabilità, come abbiamo visto anche in queste settimane con le ricercatrici sull'emergenza Covid-19, sebbene precarie e sottopagate, non si fanno mai trovare impreparate. Le donne studiano di più, hanno voti più alti, si laureano di più e meglio, ma faticano di più a fare carriera, occupano poche posizioni di vertice e guadagnano meno degli uomini a parità di livello e di mansioni. Questa è la vera discriminazione di genere. Qualche passo avanti lo facciamo sul fronte dell'accesso ai servizi scolastici ed educativi e alla politica, ma siamo ancora indietro rispetto ai paesi del Nord Europa, non così indietro rispetto al mondo. In cima alla classifica della parità ci sono paesi come Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia, e molto prima di noi ci sono Spagna, Irlanda, Nicaragua e Ruanda. È evidente che ci sia ancora molto da lavorare. In Italia fa ancora molta differenza e può sembrare paradossale essere uomo o donna in termini di lavoro, possibilità economiche, di carriera politica o dirigenziale. È evidentemente una questione di giustizia sociale, ma anche di competitività
di un paese. Le donne costituiscono un talento potenziale che in questo modo viene sprecato, un paese con più donne nei ruoli dirigenziali e di comando e un paese che funziona meglio, lavora meglio, che è più competitivo e dunque più giusto. E allora cosa possiamo e dobbiamo fare per invertire questa tendenza? Ci vogliono azioni innanzitutto, strumenti legislativi sì, ma poi azioni concrete. Qualcosa in questi anni è stata fatta, la legge 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto misure per il riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private, la legge 23 novembre 2012 numero 215 ha introdotto nelle elezioni dei consigli comunali dei comuni con più di 5.000 abitanti sia la doppia preferenza di genere sia una quota di lista. La legge 65 del 22 aprile 2014 ha promosso l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo. Tutto questo ha inciso anche, ovviamente, per la rappresentanza istituzionale, ma gli stessi interventi poi vanno garantiti anche sui tempi del lavoro, sulla cura familiare, sui servizi alla famiglia e all'infanzia. Questo governo già sta lavorando in tal senso, tra le misure opportunamente in questa sede ricordiamo il Family Act che a breve vedrà la sua luce con un sistema di politiche familiari che agiranno su più fronti e dunque punti salienti della battaglia da condurre devono essere essenzialmente tre. Accesso paritario al mercato del lavoro, parità salariale fra donne e uomini, sistemi di innovazione dei tempi e dei modi per includere le donne e non per escluderle. Ecco perché non si tratta soltanto di strumenti normativi. I temi che si connettono al protagonismo delle donne affondano le loro radici anche in ragioni di natura culturale, arretratezza, sessismo, radici di pensiero che si stanno scardinando troppo lentamente e che vogliono ancora nel maschio il centro del mondo e nella donna il ruolo di ancella che sta un passo indietro, che va misurata sull'ambito domestico, sottomissione, ovviamente sull'estetica, sull'ambizione riproduttiva, sul mettere su famiglia, piuttosto che realizzare se stessa in tutti gli ambiti, da quello professionale a quello personale. C'è un lavoro profondo sulle questioni di genere da fare. I risultati raggiunti in questi anni non sono sufficienti e c'è ancora da agire. Abbiamo mille spie di un pensiero, di un modo di trattare la donna, di una modalità di approccio che sottende una cultura precisa. Sulle radici culturali il lavoro non è certamente agevole né tantomeno veloce. Dobbiamo scardinare gli stereotipi e riformulare una cultura della parità che va dall'immagine alla sostanza. Questa mozione impegna il governo a interventi precisi e mirati, ma non può essere però questo solo il tempo delle parole e delle enunciazioni di principio. Troppe volte in quest'Aula abbiamo approvato mozioni e risoluzioni, ordini del giorno e documenti programmatici pieni di buone intenzioni, ma le azioni sono lente, occasionali e non sistematiche. Bisogna fare di più e fare meglio, soprattutto sul versante finanziario. Le iniziative per rafforzare la parità fra i sessi e per i diritti delle donne, per favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, hanno bisogno di investimenti e soprattutto di impegni economici. Come finanziare la necessità di adottare strumenti di welfare per sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. C'è da lavorare sulla prevenzione, con l'educazione, con la scuola, con lo scardinamento degli stereotipi e con la costruzione di una parità vera di contenuti ed obiettivi. La parità di genere, concludo Presidente, non è o almeno non deve essere un obiettivo delle donne, un obiettivo di giustizia sociale e di equilibrio a cui tende dentro una comunità chiunque capisca che i diritti di tutti sono i mattoni della civiltà. Soltanto una società paritaria può definirsi una società veramente civile.